Allora, è iniziato quando abbiamo scelto, diciamo, i soggetti, le tematiche da affrontare con questo progetto, pertanto l'integrazione tra natura e tecnologia. Mi sento, almeno a livello di immaginario, più vicino alla natura che alla tecnologia, insomma, per quanto riguarda i soggetti o gli elementi che mi piace dipingere. E ho pensato subito alla fauna volatile perché mi stimola molto a livello pittorico, quindi sono soggetti che mi interessano particolarmente. Non so se per una ragione precisa, semplicemente mi affascinano come estetica. E oltre a questo ti consentono moltissimi espedienti, primo dei quali il fatto di essere volatili, quindi posso anche senza troppo dover giustificare collocarli un po' dove preferisco, che sia in alto o in basso, e poi anche per il piumaggio, la trama variopinta, il fatto che le piume possano essere riutilizzate come una texture che diventa quasi grafica, come ho fatto poi con il soggetto principale. E ho attinto da questo libro che mi ha regalato mio padre quando ero piccolo, è un libro che mi sono sempre portato dietro, ed è un libro di, diciamo, un atlante degli uccelli illustrato, in particolar modo si tratta di acquerelli o tempere, soprattutto acquerelli, e ho attinto da questo libro per prendere ispirazione e scegliere quali uccelli raffigurare. E sono due tipi di falchi, hanno entrambi origini africane, in particolare quello più grande, che poi è stato molto trasformato a livello stilistico, diciamo per licenza poetica, quindi adesso ricorda quasi più un gufo che un falco. E, che è un uccello che è l'unico della sua specie e che vive in Africa e viene chiamato in Francia, perché questa è un'edizione francese, quindi il titolo l'ho preso così, però tradotto in italiano sarebbe falco battitore, perché ha questa caratteristica di sbattere le ali in modo, insomma, molto peculiare. E l'altro invece si chiama falchetto d'Africa ed è, insomma, di dimensioni più piccole e cambiano un po' i colori, insomma. Allora, per quanto riguarda sia l'uccello, il soggetto principale, sia il resto degli elementi e del paesaggio, all'inizio era stato concepito in modo un po' più realistico, un po' più classico, diciamo, e per quanto poi alla fine la composizione è rimasta pressoché invariata, ha subito delle piccole modifiche. C'è stato un cambiamento nella scelta nell'applicazione dei colori, che sono colori un po' più pastello, più vivaci, più accesi e combinati insieme con uno stile che, per quanto pittorico, comunque si raccorda anche alla grafica. E questo è stato un, diciamo, per necessità di adattamento sia al contesto, a livello di superficie, perché comunque ho voluto vivacizzare un po' i toni anche perché, essendo così grande, non diventasse poi un'immagine pesante, sia a livello estetico sia anche per chi comunque vive qua. E poi anche per integrarmi meglio con gli altri artisti con cui ho collaborato, perciò cercare di adattare un po' alcune scelte stilistiche alle immagini che mi trovo a fianco, in modo tale che ci sia un'integrazione un po' più omogenea e che si legga meno una discrepanza, in modo tale che la diversificazione degli stili poi combinati insieme sia una risorsa, una ricchezza, non un limite. Allora, per quanto riguarda la casetta, in generale nei paesaggi amo introdurre queste casette di campagna che sono più vicine a un simbolo che a realmente una casa, tendo a stilizzarle sempre molto. E, non lo so, mi ispirano un senso di affetto, quindi mi richiamano in questo modo. E il papavero bianco è il fiore preferito di un mio caro amico e ho voluto inserirlo nel paesaggio, così come omaggio. Ma allora, quegli uccelli, diciamo che sono stati un po' la chiave di volta e la risoluzione di un problema di composizione sorgeva in quel punto lì, perché cercavo diciamo, un agglomerato di elementi che potesse congiungersi con il lavoro di Gofi, che è quello accanto al mio, e che fosse diciamo, un continuo abbastanza dinamico del moto compositivo che è il resto del lavoro, che comunque ha queste diramazioni di vegetali, di piante, che là si allungano in senso orizzontale, quindi creano proprio una sorta di respiro tra quello che è i due uccelli qui e quello che invece è più che altro paesaggio quasi astratto, perché prevalenza sono nuvole. E avevo bisogno di lavorare proprio sulla dinamica della composizione in modo tale che si creasse un ritmo, ok? E
Quegli uccelli lì che sono appunto, sì, sembrano uccelli tropicali, quelli non li ho presi da un libro, da un'immagine, li ho inventati, quindi non rispondono, cioè ricordano dei fenicotteri, però non sono fedelmente dei fenicotteri. E se ci fai caso, l'anatomia, la struttura, quindi prima verticale e poi orizzontale, dal collo alla testa e il becco, richiama il moto rotatorio che hanno le piante dietro di loro e quindi appunto si crea questa ritmica un po' più diversificata e più slanciata nella dinamica della composizione. Allora, le nuvole, anche se hanno subito una piccola trasformazione, ma sicuramente non nel colore, i colori erano stati scelti così caldi. Più che altro rosa, arancione, giallo, avorio, ci sono dei piccoli interventi di celeste e di carta da zucchero. Combaciano col cielo che poi andrà ad essere completato sopra la balconata dagli altri. Quindi diciamo che ho portato il mio cielo a diventare abbastanza omogeneo a livello cromatico con quello che poi sarà l'intervento sopra la balconata. E anche per le nuvole inizialmente pensavo di realizzarlo un po' più pittorico, invece ho trovato questa sintesi un po' più lineare che non ingombra troppo, non dà un senso anche questa di un'immagine che risulta gravosa poi nella composizione.